Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Eli e nei miei video parlo di casi true crime, storie di cronaca nera e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi, ma non prima di avervi ricordato che ho un podcast che si chiama Red Room, è disponibile qui su YouTube o sulle varie piattaforme di streaming, in descrizione ovviamente trovate come al solito tutti i link. Sta andando molto bene, parliamo insieme al caro Andrew Files di casi true crime che hanno ispirato diversi film, quindi se immagino che se siete qua insomma possa interessarvi come tipologia di podcast, quindi se ancora non vi siete iscritti al canale di Red Room o ancora non avete visto le puntate vi suggerisco appunto di andare. Tra l'altro colgo l'occasione per dirvi che il podcast sta andando molto bene, io e Andrea siamo davvero molto contenti di come sta andando, grazie per il sostegno che state dando. Ho finito con le chiacchiere, quindi davvero adesso iniziamo con il nostro caso. Per il caso di oggi ci troviamo ancora una volta in Connecticut, più precisamente in una città di circa 30.000 abitanti chiamata Cheshire. Si tratta generalmente di una cittadina davvero molto tranquilla, tanto che è conosciuta in realtà principalmente per il caso di cui andremo a parlare oggi. Come la maggior parte delle cittadine simili americane, è considerata una città ideale per le famiglie. Chiaramente è abbastanza vicino da delle grandi città per avere tutte le comodità, ma abbastanza lontana per potersi godere insomma la natura, la tranquillità di una cittadina più piccola. Inoltre sono presenti proprio nella città diverse scuole per diversi livelli e fasce di età, ideali appunto per famiglie con più bambini. Tra le tante famiglie che vivevano a Cheshire nel 2007 c'era anche la famiglia Petit. William e Jennifer Petit si erano conosciuti negli anni 80, tra loro era stato abbastanza amore a prima vista, si erano sposati poco dopo e avevano quasi subito deciso di iniziare una famiglia insieme. La loro primogenita decisero di chiamarla Hailey e nel 2007, anno in cui si svolge il nostro caso, aveva 17 anni, mentre la figlia più piccola si chiamava Michaela e nel 2007 ne aveva 11. William aveva avuto una carriera decisamente degna di nota. Si era laureato in medicina ed era poi diventato un fisioterapista. Aveva iniziato la sua carriera nella sua città natale, che era Plainville, che si trova a circa una ventina di minuti di macchina da Cheshire, e aveva aperto lì appunto uno studio di fisioterapia. In parallelo aveva anche iniziato comunque a lavorare in diversi ospedali privati della zona, quindi piano piano comunque aveva iniziato a farsi un nome nell'ambito lavorativo. Tra il 1994 e il 2008, quindi proprio a cavallo con il caso di cui parleremo oggi, era diventato direttore della salute pubblica di Plainville, letteralmente tradotto così, probabilmente in italiano c'è un nome per quella carica, sinceramente o non conosco il termine o non mi viene in mente, non sono riuscita a trovare una traduzione più giusta diciamo in italiano, ma magari vi viene in mente a voi, quindi scrivetela nei commenti. Anche Jennifer lavorava in ambito sanitario, era un'infermiera e anche vice direttrice di un college privato per quanto riguardava ovviamente il corso di infermieristica. Lei e William si erano conosciuti nel 1985 mentre lei lavorava in un ospedale come infermiera e William stava finendo il suo tirocinio prima di laurearsi appunto in medicina. La vita dei due era stata davvero perfetta, cioè ovviamente ognuno ha i suoi problemi per carità, però il matrimonio era un matrimonio molto felice, si amavano molto, avevano due buonissimi lavori, quindi anche il livello economico non era un problema per loro, avevano avuto due figlie. La prima grossa batosta era stata decisamente pesante ed era arrivata qualche anno prima rispetto al 2007, avevano diagnosticato a Jennifer la sclerosi multipla, cosa che come potete immaginare fu durissima da accettare per lei, ma anche per tutta la famiglia. La sclerosi multipla era ancora uno stadio iniziale, quindi non era ancora invalidante appunto per la vita di Jennifer, però era molto probabile che sarebbe peggiorata abbastanza velocemente. Le loro figlie, Hailey e Michaela, erano due adolescenti piene di vita, erano sempre impegnate in qualche attività, cosa che probabilmente avevano preso diciamo dai genitori che erano impegnatissime appunto come vi dicevo a livello lavorativo. Hailey, la più grande in particolare, era un piccolo genietto, si era diplomata al liceo con un anno in anticipo. Sapete che in America si può fare una cosa se ovviamente siete particolarmente intelligenti, particolarmente portati, potete tipo anticiparvi, cioè
anche se siete più giovani, frequentare dei corsi di livello superiore e di conseguenza terminare prima gli studi, diplomarvi prima. E Ailee aveva fatto esattamente questo, e non solo si era diplomata in anticipo, ma aveva anche preso il massimo dei voti. Era anche molto sportiva, cosa che mi sorprende sinceramente, che trovasse il tempo anche per praticare degli sport. Faceva parte della squadra del liceo di basket e di atletica, più precisamente di corsa. In più, come se non fosse già abbastanza così, come se questa ragazza non fosse già iperimpegnata, aveva anche vinto quell'anno, il 2007, l'anno in uscita praticamente del suo liceo, un premio da parte della scuola come studentessa più attiva socialmente nella comunità, e quel premio gliel'avevano dato per una serie di attività di volontariato a cui aveva partecipato. In particolare aveva proprio organizzato lei una raccolta fondi, dove aveva raccolto un bel po' di soldi e li aveva poi donati alla ricerca per la sclerosi multipla, chiaramente immagino ispirata dalla diagnosi della madre. Si era iscritta al Dartmouth College e avrebbe studiato medicina seguendo le impronte dei genitori. La figlia più piccola, Michaela, aveva 11 anni, ancora ovviamente non aveva un piano di studi come poteva avere sua sorella, perché chiaramente era più piccola, però anche a lei sarebbe piaciuto seguire le orme familiari e studiare nel ramo della medicina. In ogni caso, anche lei aveva diverse passioni. Quella più grande, che era molto incoraggiata dai genitori, era una passione per la cucina, nonostante avesse 11 anni, e io, cioè, 11 anni, già adesso sono proprio un mago della cucina, però a 11 anni a maggior ragione, nonostante fosse molto giovane, cucinava davvero molto bene. E era una cosa che non solo sapeva far bene, ma che le piaceva anche fare, quindi molto spesso cucinava lei stessa per tutta la famiglia. Una cosa tipica, diciamo, che faceva soprattutto durante la domenica, che era vista un po' dai Petit come un giorno proprio dedicato alla famiglia, quindi dove passavano molto tempo insieme. Andava a fare la spesa insieme a sua madre, sceglieva lei gli ingredienti perché le piaceva comunque sperimentare, magari trovava su internet una ricetta che la incuriosiva, quindi voleva provarla, quindi andava lei stessa a scegliere i vari ingredienti con la madre, e poi la domenica sera cucinava appunto per tutti. E fu proprio così che la famiglia Petit passò il pomeriggio e la sera la domenica del 22 luglio del 2007. Michaela quella sera aveva programmato un menù speciale per la sua famiglia. Era andata, come vi dicevo, come faceva spessissimo in realtà, insieme a sua madre Jennifer a fare la spesa. Avevano scelto tutti gli ingredienti e poi erano tornate a casa a preparare. E tra l'altro, da quanto letto, avevano pianificato, non che c'entri ovviamente col caso, però per darvi giusto un'informazione in più che ho letto, avevano organizzato una cena italiana, avevano preparato una pasta, le bruschette, insomma, ho fatto proprio tutta una cosa italiana. Avevano mangiato tutti insieme, dopodiché entro le 22 erano già praticamente tutti addormentati. C'era William che si era addormentato sul divano davanti alla TV, mentre Michaela e Jennifer si erano addormentate nella camera matrimoniale mentre stavano leggendo un libro. Ailee invece era addormentata nella sua stanza. Le ore successive verranno ricostruite chiaramente dopo. Le prime persone che si resero conto che c'era qualcosa che non andava furono dei commessi della banca locale. Era il 23 luglio, quindi il giorno successivo rispetto alla serata che vi ho appena raccontato, e la banca aveva proprio appena aperto i battenti. E non era ovviamente una cosa strana che ci fossero persone in coda fuori dalla banca già prima dell'apertura, chiaramente, come potete immaginare. Una delle persone che entrarono quella mattina fu proprio Jennifer. Jennifer prelevò $15,000 e sembrava, mentre lo faceva, sembrava molto agitata, quindi la signora, insomma, che si stava occupando di questo prelievo, le chiese se fosse tutto a posto, se fosse accaduto qualcosa, e in quel momento Jennifer le disse che c'erano delle persone che stavano tenendo in ostaggio lei e la sua famiglia a casa loro. Una di queste due persone era lì fuori che la stava aspettando, e quindi lei sarebbe dovuta uscire con quei $15,000 per evitare che facessero del male alla sua famiglia. Disse però alla commessa di chiamare la polizia, e le darà anche l'indirizzo di casa sua in modo che questa signora potesse
indirizzare la polizia nel posto giusto. Alla commessa, tra l'altro, Jennifer disse che non pensava di essere effettivamente in pericolo, queste due persone sembravano davvero interessate esclusivamente ai soldi, era quindi molto convinta che una volta ricevuti questi soldi se ne sarebbero andati lasciando tutta la famiglia illesa. Questa commessa non perse un secondo, giustamente, e contattò la polizia. My name is Mary Lyons. I'm the banking center manager. We have a lady who is in our bank right now who says that her husband and children are being held at their house. The people are in a car outside the bank. She is getting $15,000 to bring out to them that if the police are told, they will kill the children and the husband. Her name is Jennifer Pettit, P-E-T-I-T. Okay, she's still in the bank? Yes, she is. Okay, she's being held, her husband and family being held? Yes. At their house? Yes, they're tied up. She said they drove her here. Okay. I'm trying to look and see where she's gone. She went outside, but I don't, oh wait, I see her walking now. She is petrified. Probabilmente per il fatto che Jennifer disse che non pensava insomma che le avrebbero fatto del male, la polizia ci mise un po' di tempo ad arrivare alla casa dei Petit. Non è che ci misero ore e ore, chiaramente, però impiegarono un bel po' di minuti per arrivare lì. E quando alcune macchine della polizia, alcune anche in borghese, arrivarono nel perimetro della casa dei Petit, era già troppo tardi. Infatti, mentre la polizia arriva con l'ordine di circondare, diciamo, il perimetro della casa dei Petit per cercare di assicurarsi se i ladri fossero ancora in casa, ovviamente non arrivarono con le sirene spiegate perché avevano paura che magari i ladri in casa magari si spaventassero e facessero del male alla famiglia. Ovviamente ancora non sapevano che quello che doveva accadere purtroppo era già accaduto. Pochissimi minuti, ma proprio minuti prima rispetto all'arrivo della polizia, arrivò un'altra chiamata al 911. La chiamata proveniva da un vicino di casa dei Petit. Quel giorno si era alzato, era in casa sua di mattina e aveva sentito un rumore strano, un rumore che all'inizio gli sembrava un rumore di qualche animale, era metà tra un latrato e un grido. In ogni caso andò fuori ad indagare, pensava, prima di vedere quello che vide, che si trattasse magari di un cane, perché chiaramente nella zona c'erano diverse persone che avevano dei cani, e non appena uscì sulla porta vide un uomo col volto totalmente tumefatto e coperto di sangue che si stava trascinando ed era al limite praticamente della sua proprietà con quella dei Petit, perché era proprio un vicino di casa della famiglia. L'uomo tumefatto e coperto di sangue era ridotto talmente male che questo vicino in realtà non lo riconobbe per molto tempo dopo questo avvenimento qui, ma in realtà quell'uomo era William, quindi lui lo conosceva in realtà benissimo, era il suo vicino. William, a causa delle ferite, chiaramente non riusciva a parlare bene, a farsi capire, ma continuava ad indicare la sua casa, ovviamente, quindi il vicino comunque capì cosa stava cercando di dire e contattò subito la polizia. Questo vicino era ancora in realtà al telefono con la polizia, non aveva neanche spiegato tutto quello che era successo, che alcuni agenti che si trovavano lì, come vi dicevo prima, chiamati dalla commessa in banca, videro la scena e si avvicinarono per cercare di capire cosa stava succedendo. William, a causa delle ferite che aveva, non riusciva ad esprimersi chiaramente, quindi ci misero un po' a capire che cosa fosse successo. La polizia cercava più che altro di capire se ci fosse ancora qualcuno a casa, se gli aggressori, i ladri erano ancora in casa. Tutto ciò ovviamente durò davvero pochi secondi, fino a quando non si resero conto che dalla casa dei Petit stava iniziando a venire fuori del fumo nero. Allo stesso tempo, nel mentre che loro si rendono conto di questa cosa, degli altri poliziotti che si trovavano in realtà dalla parte opposta della casa rispetto a dove c'erano William e gli altri poliziotti, vedono due individui, due uomini, scappare da casa dei Petit, salire su un minivan che poi successivamente scopriranno essere di Jennifer e andare via a tutta velocità. Ovviamente nell'arco di pochi secondi la polizia, cioè quei poliziotti, capirono chi erano quelle persone che stavano scappando, quindi salirono sul loro veicolo e iniziò un inseguimento che durerà alcuni minuti. All'inseguimento torneremo più tardi. Nel frattempo a casa dei Petit erano arrivati anche i pompieri che si erano occupati ovviamente di spegnere il fuoco. All'interno della casa trovarono una situazione davvero atroce. Il primo corpo che trovarono fu quello di Jennifer. Subito sul soggiorno, insomma, nella prima stanza che incontrarono una volta entrati in casa, il fuoco non era ancora arrivato in quell'area. Un'autopsia successivamente constaterà che la causa del decesso di Jennifer è stato strangolamento.
appartamento. Il secondo corpo che trovarono fu quello di Hailey, era in cima alle scale, sul piano superiore, diciamo, appena arrivati, appena terminata insomma la scalinata per salire sopra. La causa del decesso di Hailey era dovuta a un'inalazione dei fumi dell'incendio. Il fuoco non l'aveva totalmente raggiunto, erano riusciti a spegnerlo prima, però aveva delle bruciature sul lato inferiore del corpo, quindi evidentemente doveva essere entrata a contatto con l'incendio. Il corpo ridotto peggio, tra virgolette, in un'ottica ovviamente di analisi, era quello di Michaela, che venne ritrovata all'interno della sua camera da letto legata alla testiera. Da un'autopsia anche lei era deceduta a causa dell'inalazione dei fumi dell'incendio, però il suo corpo comunque era stato raggiunto dalle fiamme perché aveva diverse bruciature su tutto il corpo. Qualsiasi cosa era avvenuta ovviamente in quella casa era stata davvero atroce, e riusciranno a scoprire ogni singolo punto di quello che era accaduto grazie al fatto che riuscirono effettivamente a fermare i due uomini che stavano scappando sul minivan di Jennifer. L'inseguimento durò pochi minuti in realtà, fino a quando la macchina, il minivan dove c'erano queste due persone, fece un incidente con un'altra macchina della polizia, che era sempre coinvolta ovviamente nell'inseguimento, che si mise davanti proprio per bloccare la fuga di questi due. Ci fu un incidente che non fu un incidente grave, non si fece fortunatamente male in modo grave, insomma, nessuno, e così riuscirono ad arrestare le due persone alla guida. Come vi dicevo, è principalmente grazie alle loro confessioni, in più ovviamente una testimonianza da parte di William, che i detective, gli inquirenti, riuscirono a ricostruire con una precisione, un'esattezza quasi impressionante, insomma, ovviamente per la natura di quello che è accaduto nelle settimane e nei giorni successivi. Prima di arrivare a parlarne insieme, insomma, di tutto quello che era accaduto, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire chi erano queste due persone. Il primo dei due che riuscirono ad identificare era un ragazzo di 27 anni di nome Joshua Komisarzewski, probabilmente l'ho pronunciato male. Joshua era nato nel 1980 in Connecticut a Torrington. Sua madre, quando lo aveva avuto, aveva solo 16 anni, era poco più che una ragazzina, quindi aveva fatto la scelta di continuare e proseguire la gravidanza, però darlo in adozione subito dopo il parto. Viene quindi adottato dalla famiglia Komisarzewski, mi dispiace tantissimo per questa pronuncia, una famiglia decisamente ricca perché sono i discendenti di un direttore artistico teatrale molto molto famoso che si chiama Theodore, sempre Komisarzewski, che chiaramente aveva lasciato in eredità alle generazioni successive un capitale davvero grosso. Quindi Joshua negli anni successivi crebbe in un agio meraviglioso dal punto di vista economico. Tra l'altro le persone che lo avevano adottato gli volevano davvero molto bene, erano dei genitori davvero fantastici, da un lato forse fin troppo permissivi, dall'altro perché a questo ragazzo, cioè a Joshua, crescendo gli era stato dato davvero tutto senza chiedere in cambio niente, che magari è quello che succede molto non molto spesso, però in alcune situazioni, magari in famiglie molto facoltose. Il primo, diciamo, indizio di devianza in Joshua avvenne nel 1992, quando la sua sorella adottiva lo accusò di molestie. Ci fu un processo ovviamente per questa cosa e verranno sentiti anche dei parenti adottivi ovviamente di Joshua, e un giudice concluse che c'erano tutte le evidenze per stabilire che quello che aveva raccontato la sorella adottiva era effettivamente la verità. Dato che comunque nel 92 lui era ancora minorenne, lo condannarono a passare solo alcuni mesi in reformatorio, ovviamente non potendolo rinchiudere in prigione. Da qua in poi Joshua inizierà a commettere un crimine dietro l'altro. Per qualche motivo, in realtà un motivo lui lo spiegherà, gli piaceva, perché non era un'esigenza, era proprio una cosa che faceva per piacere, entrare nelle case degli altri per rapinare. Lui stesso dirà che ovviamente non lo faceva per una questione economica, perché come vi dicevo la sua famiglia era piena di soldi, ma lo faceva proprio perché gli piaceva violare l'intimità della casa degli altri, cioè provava piacere nell'entrare in casa di qualcuno, entrare nella loro vita, entrare nello spazio sicuro e privato che è un'abitazione di qualcuno. E vi dico solo che nei 10 anni successivi, cioè dal 92 al 2002, in tutto verrà arrestato per questo motivo, cioè per intrusione nella casa degli altri, ben 18 volte. Per tutte queste intrusioni, in tutto, viene condannato a 9 anni, quindi di prigione, cioè in quei 10 anni, 9 li passò in prigione. Ed era uscito in libertà vigilata
poco prima di quello che era avvenuto ai Petit. E sarà nei primi anni 2000, tra un crimine e un altro, che conoscerà il secondo complice di questo caso, ovvero Steven Ice. Steven era nato il 30 maggio del 1963, era più grande ovviamente di Joshua. Anche lui aveva un enorme passato da criminale fin da quando era giovanissimo. Era stato arrestato per la prima volta a 16 anni per un'aggressione aggravata, era stato in realtà giudicato e processato da adulto nonostante fosse ancora minorenne. Per quel motivo ovviamente viene mandato in prigione e in realtà da quando uscì di prigione dalla prima condanna finirà con l'uscire e entrare di prigione, anzi passerà molto più tempo in prigione che non fuori. Infatti tra l'80, il 1980 e il 2007, l'anno del nostro caso, viene arrestato circa 30 volte e praticamente di quei 17 anni, 14, quasi 14, li passa in prigione. Quindi, come vi dicevo, passa molto più tempo in prigione che non fuori. Quindi, come potete immaginare, anche lui non proprio una persona raccomandabile. Anche a lui piaceva questa cosa, cioè piaceva tra virgolette questa cosa di entrare in casa degli altri. La maggior parte di quelle 30 condanne furono per tentativi di rapina proprio in casa. Al contrario di Joshua, però, lui aveva anche un'esigenza economica per quello che faceva, perché era cresciuto comunque in povertà. Si conoscono nei primi anni 2000 ed entrambi negli anni successivi avranno delle relazioni. Joshua finirà con l'avere un figlio, mentre Steven ne avrà due. Mentre Steven in realtà non crebbe i propri figli, nel senso che lasciò le madri poco dopo la nascita di questi bambini, Joshua invece continuerà, insomma, negli anni successivi a vivere con la sua compagna e il figlio. Da quando si erano conosciuti in poi, praticamente iniziarono a fare tutta una serie di crimini insieme. Erano diventati amici, penso che possiamo definirli così. Appunto, mentre Steven andava a rapinare nelle case per una questione di soldi, Joshua lo accompagnava non per scambiarsi i soldi, cioè non si prendeva una parte di quello che derubavano, ma semplicemente per partecipare così, a sfizio. Ora che abbiamo inquadrato queste due persone, torniamo al loro arresto nel 2007. Ovviamente la prima cosa che fecero i poliziotti dopo l'arresto fu quello di dividerli e sentirli interrogarli separatamente. Entrambi in realtà non ci misero davvero niente a confessare, a confermare la loro identità, non ci fu mai un tentativo di ostruire in qualche modo le indagini da parte di entrambi. Un po' di differenze nelle due confessioni ci saranno, ma solo relativa al fatto di chi avesse fatto cosa, chi avesse pianificato, chi avesse istigato l'altro a fare cosa. Quindi preparatevi, adesso andremo ad affrontare ora per ora tutto quello che era accaduto quella notte e quella mattina, e vi avviso, non è per cuori deboli come la maggior parte dei video su questo canale. Il pomeriggio del 22 luglio, come vi avevo già detto, Michael e Jennifer erano andate al supermercato per acquistare gli ingredienti per la cena di quella sera. E con il momento in cui loro sono arrivate al supermercato e sono entrate a fare gli acquisti, sia Steven che Joshua si trovavano nel parcheggio di quel supermercato e avevano notato queste due, una donna insomma e sua figlia. Ora, secondo quanto confessato da Steven ma negato da Joshua, l'interesse che aveva Joshua in quelle due persone era di natura sessuale e non per Jennifer, bensì per Michaela, che vi ricordo al tempo aveva 11 anni. In ogni caso, Joshua e Steven si trovavano in quel parcheggio proprio per scegliere la vittima successiva, cioè la persona che avrebbero rapinato. Era una cosa che facevano spesso, si appostavano in qualche parcheggio, vedevano delle persone che magari gli sembravano particolarmente ricche, facoltose, le seguivano fino a casa dove poi appunto avrebbero fatto la rapina. E questo fu esattamente quello che fecero con Jennifer e Michaela. Le seguirono fino a casa, videro dove abitavano e poi i due se ne andarono e si ridanno appuntamento lì davanti quella notte per entrare in casa. Ora, in quelle ore che rimarranno separati, i due si scambiarono dei messaggi che sono stati portati al processo, infatti ce li ho, e ve li voglio leggere perché secondo me si capisce bene, cioè denominano proprio il livello di devianza di queste due persone. Joshua scrive: sto fremendo dalla voglia di farlo, mi serve un margarita. Steven risponde: quindi confermato? E Joshua: sì. Steven ancora: andiamo subito? E Joshua: sto mettendo a letto mio figlio, sii paziente. E Steven risponde con: non vedo l'ora, lol, LOL, che per i pochi insomma che non sapessero che cosa vuol dire tipo
mi sto scassando dalle risate, sto ridendo tantissimo. Si ritrovano quindi davanti alla casa dei Petit poco prima delle 3 ed entreranno in casa effettivamente pochi minuti dopo le 3 di mattina. Entrano dal seminterrato, a quanto pare la casa dei Petit aveva un seminterrato che però aveva un accesso, cioè una sorta di porta di ingresso secondaria sul retro che dava sul giardino. Lì nel seminterrato Joshua vede una mazza da baseball che apparteneva in realtà al padre di William e lui teneva come ricordo di suo padre. Joshua decide di prendere la mazza e la prende perché in realtà i due non erano armati, o meglio avevano una pistola che però era una pistola finta, quindi serviva immagino per spaventare le persone che stavano rapinando, non ci potevano fare effettivamente molto con quella pistola. Salgono dal seminterrato e la porta praticamente che collega il seminterrato alla casa dà praticamente sul soggiorno, non proprio direttamente ma su un corridoietto che poi porta al soggiorno. Quindi la prima persona che vedono è proprio William che, come vi dicevo, si era addormentato sul divano. Prima ancora di, insomma, che William si potesse svegliare, Joshua lo colpisce ripetutamente in modo molto forte e violento alla testa con una mazza da baseball. E ora io non mi intendo di anatomia, ma secondo i medici lo colpì talmente forte che davvero un miracolo non solo che sia sopravvissuto, ma che a quel punto riuscisse ancora a muoversi. In ogni caso lo colpirono talmente forte che, vi dico già, nelle ore successive che durerà tutta questa aggressione, William uscirà ed entrerà in uno stato di coscienza e non coscienza, sentirà delle cose ma non vedrà chiaramente, poi sviene, riprende i sensi e poi svera di nuovo, ovviamente per la gravità del danno che gli avevano fatto alla testa. In ogni caso, quello che si ricorda di quel momento William è che lo legarono, gli legarono i polsi e le caviglie insieme e sentì uno dei due, che ovviamente non fu in grado di dire se era Joshua o l'altro, uno dei due disse all'altro: se si muove pianta lì due proiettili in testa, che come sappiamo quella pistola era finta, quindi probabilmente si presume che quella frase era detta più per spaventare William e non farlo muovere, che però ovviamente è una minaccia effettiva perché quella pistola non poteva sparare. Dopodiché salirono al piano superiore, dove vi ricordo c'erano Jennifer e Michaela nella stanza matrimoniale e Eileen nella sua stanza. Decidono di separare tutte, tengono Jennifer legata e con una federa di cuscino in testa nella camera matrimoniale, Michaela nella sua camera e Hailey nella sua. Quindi tenete conto che separando tutti i membri della famiglia, nessuno singolarmente sapeva effettivamente cos'era accaduto, come stesse l'altro. Soprattutto William, Jennifer non lo vedrà mai da qui in poi, quindi non saprà in che condizioni fosse. Cioè Jennifer pensava semplicemente che stessero tenendo suo marito come stavano tenendo lei, cioè legato da qualche parte però incolume. Joshua e Steven chiederanno a Jennifer di dir loro ogni punto della casa in cui c'erano dei soldi, dei contanti o qualcosa di valore, e lei lo fece perché era convinta che fossero lì solo ed esclusivamente per soldi o per oggetti di valore. I due fanno un giro di ricognizione per tutta la casa, prendono un po' di soldi, portafogli dei vari i membri della famiglia, e Joshua trova nello studio di William un libretto, praticamente un libretto bancario, che ovviamente, cioè, so che molta gente magari è giovane che mi segue, quindi c'è, cioè, più giovane di me, quindi magari non ha idea di come sia fatto un libretto, però invece di avere l'app adesso, no, dove in ogni momento puoi vedere quanto hai sul conto, le transazioni eccetera, c'è questa sorta di libretto dove c'è tutto stampato sopra, quindi si vede quanti soldi ci sono in quel libretto e tutte le varie transazioni. E in quel conto collegato al libretto c'erano $40,000. Quel libretto in particolare era un libretto che William e Jennifer avevano aperto per la figlia, che Hailey, che come vi dicevo sarebbe andata al college eccetera, quindi per darle dei fondi per vivere e mantenersi lì dove avrebbe studiato. E ovviamente $40,000 sono un bel po' di soldi. Infatti, come vi dicevo all'inizio, Jennifer e William erano decisamente ricchi, stavano bene, avevano due ottimi lavori molto ben pagati. Quindi si rendono conto Joshua e Steven di avere tra le mani la possibilità di fare molti più soldi rispetto a qualsiasi altra rapina. Quindi cosa decidono di fare? Decidono di aspettare fino all'apertura della banca locale per portarci Jennifer, far prelevare $15,000, che tra parentesi non è spiegato, non spiegano neanche loro come mai prelevarono $15,000 invece di tutta la somma, 40,000, magari per non allertare la banca, non lo so. Comunque l'avrebbero portata per prelevare i soldi, ovviamente prendere i soldi e poi scappare. O almeno questo è quello che dissero alla polizia. Dissero alla polizia che loro
puro e unico intento di quel giorno era fare soldi, rubare e andarsene. Nonostante questa loro versione, continueranno a raccontare dicendo che mentre Joshua rimane a casa e tra l'altro sposta William nel seminterrato e lo lascia lì un po' per morto, nel senso che non pensava che sarebbe potuto uscire di lì, scappare, pensava che fosse quantomeno svenuto per un bel po' di ore successive. Nel frattempo che Joshua sposta e rimane a casa, Steven, insieme a Jennifer, parte e va alla banca. Jennifer preleva i soldi, dirà alla commessa, come avevamo detto prima, insomma, la situazione, quindi questa commessa chiamerà poi la polizia, dopodiché esce con i suoi $15,000 e risale in auto con Steven, che la riporta a casa. A questo punto, ad uscire, sarà di nuovo Steven, una volta lasciata Jennifer lì, e andrà alla pompa di benzina più vicina, dove comprerà 2 taniche di benzina. E questo dettaglio, questa cosa è estremamente importante, perché al contrario di quanto loro riveleranno alla polizia dicendo che il loro intento era semplicemente quello di derubare, mostra il fatto che c'era la premeditazione di dar fuoco a quella casa con dentro i Petit. E da questo punto inizia il lato tremendo della vicenda. Quando Steven ritorna a casa, Joshua entra nella stanza di Michaela e abuserà di lei. E questa cosa lui non la confesserà subito, perché all'inizio la versione non era quella con gli abusi. Verrà fuori solo in seguito all'autopsia, quando troveranno delle tracce di sperma, insomma, di Joshua su Michaela. E tra l'altro a me fa strano proprio il tutto, perché ha lasciato delle tracce sulla scena del crimine, cioè non so cosa si aspettasse. Avrebbero ovviamente preso quel DNA e comparato con tutti gli altri criminali e lui sarebbe saltato subito, perché era già stato tantissime volte in prigione. Quindi sinceramente non so cosa si aspettasse e come mai questa cosa ci mise un po' a confessarla. La cosa ancora più, no, ancora più, non voglio fare un livello di schifo, però un'altra cosa terribile è che nel mentre di quell'abuso fece diverse fotografie sul suo cellulare. Quindi la polizia, ovviamente, guardando nel suo cellulare, trovò anche queste immagini a ulteriore conferma come prova di quello che era accaduto. Quindi dopo che è venuta fuori sta cosa e che lui effettivamente confessa quello che ha fatto alla polizia, dice quasi a mo' di giustificazione: ah, ma no, io pensavo che quella ragazza avesse 14-16 anni. Come se cambiasse ovviamente qualcosa nella sua situazione. Tra l'altro i vestiti di Michaela erano zuppi di candeggina, secondo quanto riporteranno ovviamente delle analisi. Il che voleva dire che probabilmente Joshua aveva anche tentato di lavarle di dosso qualsiasi DNA suo gli avesse lasciato, in modo anche abbastanza stupido, vabbè, comunque è una cosa che tentò di fare evidentemente. Dopodiché, secondo quanto raccontato da Steven, Joshua lo spinse a fare lo stesso con Jennifer. Secondo Steven, invece, era stata un'idea, insomma, di Steven, non gliel'aveva suggerito lui. In ogni caso non cambia ovviamente la situazione. Fatto sta che anche Steven abusò di Jennifer e proprio in questo momento Joshua andò a vedere nel seminterrato per controllare William e si rese conto che in qualche modo William era riuscito a scappare. L'uomo aveva infatti in realtà ripreso conoscenza proprio pochissimi minuti prima ed era riuscito, trascinandosi, ad uscire dalla porta sul retro e a raggiungere il confine, insomma, della sua proprietà con il vicino. Poi sappiamo ovviamente che il vicino lo sentirà e lo soccorrerà. Non appena Joshua vide che William era scappato, andò subito a chiamare Steven, che uccise, fu lui ad uccidere Jennifer. In 448 poi buttarono benzina un po' dove riuscivano nella casa dei Petit e diedero fuoco al tutto. A questo punto fuggono da una porta sul retro, ruberanno il minivan di Jennifer e, come vi avevo già raccontato, la polizia li vedrà scappare e inizierà l'inseguimento. Al termine della confessione di Joshua, quest'uomo diede la colpa di quello che era accaduto a William, disse ai poliziotti che se William avesse voluto avrebbe potuto salvare la sua famiglia, cosa che, vabbè, non solo è di una crudeltà assurda, immaginate cosa non aveva passato già William, figuriamoci sentirsi dare la colpa di quello che era accaduto, ma in più era totalmente una cosa non vera, perché dai danni che aveva ricevuto alla testa era già un miracolo se era riuscito a trascinarsi a forza dal vicino a chiedere aiuto. Figuriamoci se in quelle condizioni c'è una persona che non riusciva nemmeno a camminare, ok, da parlare, insomma, a muoversi normalmente dai danni subiti. Figuriamoci se avesse mai avuto qualche chance di respingere 2 aggressori, tra l'altro mentre era legato polsi e caviglia. Cioè era proprio una cosa detta così, giusto per. In ogni caso, arriviamo così ai processi.
I due vengono ovviamente processati separatamente e per quanto le due versioni saranno un po' in contrapposizione, entrambi, cioè sia Steven che Joshua, o meglio sia il team legale di Steven che quello di Joshua, decise di adottare la stessa strategia. Il processo di Steven inizia il 13 settembre del 2010. La linea di difesa principale dei suoi avvocati fu quella di buttare tutta la colpa su Joshua, definendo Steven come una povera vittima manipolata e che non aveva nessuna colpa di tutto quello che era accaduto. Ovviamente questa cosa non regge, non solo per le evidenze, in più anche per i messaggi, insomma, che si erano scambiati, quelli che vi ho letto. In più teniamo sempre conto che è stato proprio Steven a accompagnare Jennifer in banca, tornare indietro, andare a comprare le taniche. Quindi sicuramente, e questa è una cosa di cui la giuria fu certa sia in un processo che nell'altro, la responsabilità era suddivisibile equamente tra uno e l'altro. Quindi dopo pochissime ore di deliberazione la giuria lo dichiarò colpevole. Per quanto riguarda invece le deliberazioni successive per stabilire la pena, ovviamente a questo punto l'ipotesi era o ergastolo o la pena capitale, i giurati e il giudice ci impiegarono un bel po' di tempo. Il verdetto verrà raggiunto solo nel novembre del 2010 e venne condannato a morte. Nonostante Steven nel corso di, cioè, tutto questo tempo che ci impiegarono a decidere che gravità condannarlo, avesse detto più volte anche ai giurati, anche al giudice, di preferire la pena capitale all'ergastolo, quando arrivò effettivamente questa condanna della pena capitale, lui fece appello. E come sapete, quando si fanno appelli alle condanne, alle pene capitali, alle condanne a morte, le cose vengono tirate a lungo per tantissimo, cioè a volte le cose si spostano di 10, 20, 30 anni, motivo per il quale ormai da tantissimi anni in America il grosso della gente che viene condannata alla pena capitale finisce poi col morire per morte naturale e non condannato effettivamente a morte. In ogni caso le cose verranno un po' tirate per le lunghe dal 2010 fino all'agosto del 2015, quando il Connecticut abolì la pena capitale, quindi di conseguenza tutte le condanne a morte che erano state date vengono commutate a ergastolo. Attualmente si trova ancora in prigione. Nel 2019 ha dichiarato di essere transgender, ha cambiato il suo nome in Linda e adesso finirà, insomma, di scontare la sua sentenza. Ovviamente rimarrà in prigione fino a quando non morirà. Per quanto riguarda Joshua, il suo processo iniziò un anno esatto dopo rispetto a quello di Steven. Inizia nel settembre del 2011 e anche i suoi avvocati, la difesa, insomma, la linea difensiva dei suoi avvocati fu quella di addossare tutta la colpa di scrivere Joshua come una povera vittima manipolata. In ogni caso, anche in questa situazione, soprattutto tenendo in considerazione degli abusi su Michaela, del fatto che aveva fatto delle fotografie con il suo cellulare, al termine delle delibere viene giudicato colpevole. Anche per lui ci impiegarono un po' a deliberare invece sulla pena da dargli e anche nel suo caso, dopo un anno circa di valutazioni, gli diedero la pena capitale. Anche lui decise di fare appello, di appellarsi alla pena capitale. La cosa viene spostata per diversi anni fino a, anche nel suo caso, all'agosto del 2015, quando il Connecticut cambia la legge, quindi la sua pena viene condannata in ergastolo. William si riprese totalmente a livello fisico, ovviamente a livello psicologico non possiamo neanche immaginare quello che abbia provato. Negli anni a seguire ovviamente seguì dettaglio per dettaglio, secondo per secondo, parola per parola i processi dei due colpevoli. Decise di fondare una fondazione chiamata proprio Petit Family Foundation, dove si occupava praticamente di raccogliere dei fondi per innanzitutto finanziare gli studi per delle ragazze che ovviamente non se lo potevano permettere, in particolare di donne che volevano andare all'università e studiare materie scientifiche o mediche, ovviamente in onore di sua moglie e delle sue due figlie. Un ramo della fondazione gestisce anche dei fondi che vengono ogni anno donati alla ricerca per la sclerosi multipla, ovviamente per il fatto che era stata diagnosticata a sua moglie. Nel 2012 si è risposato con una donna di nome Christine e dalla loro unione, insomma, è nato un figlio che ha chiamato William, come se stesso, William III. Una cosa interessante è che nel 2014 è entrato in politica come repubblicano. Non è diventato un politico famoso, però sicuramente, insomma, nel giro era abbastanza conosciuto. Io tutte queste informazioni le ho trovate sulla sua pagina di Wikipedia, fino al 2022, quando ha deciso di ritirarsi dalla vita politica. In ogni caso, questo è tutto quello che ho trovato sul caso di oggi, che è un caso davvero terribile, un caso davvero a cui si fa fatica
credere. Come al solito, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate del caso di oggi. Vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video. Se volete sostenere il canale, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, iscrivetevi a Red Room, potete seguirmi sulle varie piattaforme. Per il caso di oggi era tutto, noi ci rivediamo con un prossimo video.